Salve a tutti, buonasera dalla sala esposizioni Febus. Siamo a Velletri, in vicolo Moscatelli 8. C'è qui con noi il poeta Vinicio Salvatore di Crescenzo, autore di Vimini Freschi per Pav Edizioni. Ciao Vinicio, è molto piacere averti qui. Grazie, piacere mio. Volevo chiederti la prima domanda, ecco qui per questa intervista, questa piacevole chiacchierata tra di noi, ho una citazione da Rilke, da Lettera a un giovane poeta, giusto per introdurre questa nostra chiacchierata. La citazione è: entrate in voi stesso, esplorate le profondità nelle quali la vostra vita ha la sua fonte. È là che troverete la risposta alla domanda: devo creare? Sono veramente costretto a scrivere? E questa citazione è per introdurre, ecco, questa nostra prima domanda. Ti voglio chiedere: che cos'è per te la poesia? Che cosa ti spinge a scrivere? E cosa ti ha spinto a farlo in passato? Intanto trovo questa citazione di Rilke assolutamente affascinante, perché in realtà soltanto entrando in noi stessi e leggendo la nostra coscienza possiamo cavare da questa tante sensazioni e tante percezioni che poi possiamo raccontarle anche agli altri. Quindi diventa effettivamente quasi un dovere dover parlare di quello che abbiamo raccolto all'interno della nostra coscienza. Quindi effettivamente è una ricerca interiore che noi portiamo avanti e poi, come nel mio caso, posso raccontarla attraverso i versi, attraverso la poesia. Poesia che è importante perché rispetto alla prosa è un genere che comunque riesce a stigmatizzare, a concentrare tutto quello che riusciamo a percepire da queste sensazioni esterne in pochi versi, in poche parole, quindi diciamo che è veramente stigmatizzato al massimo. E in generale, nella società di oggi, pensi che la poesia sia un qualcosa di utile o che la poesia comunque sia un qualcosa di fine a se stesso? Io direi entrambe le cose, perché è vero che la poesia è un genere che ormai va un po' perdendo una certa identità, fin dai primi del Novecento è andata via via scemando, però fortunatamente negli ultimi tempi si sta riscoprendo un po' questa gioia di scrivere, questa volontà di raccontare attraverso parole particolari, ricercate, diverse, uno stato d'animo, un concetto, un pensiero che raccontiamo proprio in questo modo. Non dimentichiamo che la letteratura nasce con la poesia, con i versi, fin dall'antica Roma, no? Con il padre della letteratura latina, che era Quinto Ennio. Quinto Ennio ha scritto quasi per un'intera vita la storia di Roma attraverso gli Annales, quindi 18 volumi, 18 libri con una quantità infinita di versi, così anche Tito Livio. Quindi diciamo che nasce così, prima con una metrica particolarmente complicata che era il verso saturnio e poi con l'esametro, via via fino all'Ottocento, momento in cui il romanzo ha un po' soppiantato la poesia. Però la poesia possiede sempre questo suo fascino di essere libertà del pensiero, libertà della mente, libertà di raccontare soprattutto quello che più ci colpisce attraverso il mondo e la natura che ci circonda. Grazie Vinicio, molto interessante. Quindi la poesia come libertà d'espressione entro una capacità tecnica. Facevi giustamente riferimento al fatto che oggi si sta riscoprendo l'attenzione per la parola, per il verso, per la tecnica della poesia. Ecco, mi chiedevo, le giovani generazioni secondo te quanto sono vicine a questa espressione artistica, alla poesia? E se pensando insomma alle giovani generazioni, ai più giovani di oggi, pensi che ci sia modo di avvicinarli anche alla lettura della poesia, se non alla scrittura? Beh, senz'altro le istituzioni giocano un ruolo fondamentale sotto questo punto di vista, perché far avvicinare i giovani alla poesia è fondamentale, importante.
E si può fare attraverso la scuola. La scuola, io ricordo quando ero bambino, si imparavano le poesie a memoria, no? Il maestro, il professore ci dava la classica poesia da imparare a memoria, si portava la poesia, ma non presentarla come una fatica, no? un dovere scolastico fine a se stesso, ma proprio come riscoperta, insegnare la poesia come riscoperta di quello che è il suo contenuto letterario, il suo contenuto emotivo soprattutto, perché la poesia è emozione, trasporta e coinvolgimento emotivo, quindi farla riscoprire soprattutto in ambito scolastico è fondamentale, ma poi anche le manifestazioni, i reading poetici, ultimamente vedo che comunque sono ritornati un po' così in auge, quindi è una bella sorpresa che continuiamo sicuramente a coltivare, però ecco, insistere perché ascoltare la propria coscienza è fondamentale. Se i giovani hanno voglia di scrivere, va bene scrivere prosa, va bene scrivere i racconti, i romanzi, ma è importante anche concentrarsi sulla poesia, perché la poesia è la prima forma, è la forma più importante ed è quella che veramente riesce a leggere la coscienza e i nostri pensieri in maniera straordinaria. Abbiamo una lingua che ci permette veramente di esprimere i nostri pensieri al 100%, veramente come li percepiamo e come li vogliamo raccontare. Abbiamo milioni di termini da poter utilizzare e quindi alla fine è facile, no, esprimere questo pensiero. Conoscere se stessi attraverso la conoscenza della lingua e della tradizione. E in particolare, ora stringiamo il cerchio sulla tua opera, dici qualcosa su Vimini Freschi per PAV Edizioni, magari mostriamo anche il libro che invitiamo a leggere, dici qualcosa su questa raccolta o anche le raccolte, sei autore di diverse raccolte di poesie, dici qualcosa. Grazie. Parliamo della settima raccolta poetica che ho prodotto ed è un bel libro edito da PAV Edizioni, che è una casa editrice abbastanza giovane perché da pochi anni nel panorama editoriale. Di cosa parla? Vimini Freschi è una storia di una vita. Come sappiamo, la vita è un evento affascinante. Quando noi veniamo al mondo non sappiamo né dove ci troviamo né che cosa ci aspetterà, ma tutto questo poi lo immagazziniamo vivendo, quindi diciamo che attraverso gli anni facciamo la nostra esperienza, mettiamo tutto quello che ci sta intorno a nostra disposizione per poter essere sempre più esperti in quello che ci aspetta. E tutto questo lo racconta un signore, perché questa raccolta poetica, in effetti, come magari no, non è facile pensare, perché di solito sono divise in parti le raccolte poetiche, questa invece ha un protagonista che è un uomo comune, che a un certo punto della sua vita, quindi in vecchiaia diciamo più che altro, per non andare incontro a un declino inesorabile e triste, prima di morire si mette a costruire delle ceste di vimini, e qui insomma appare la tradizione non solo italiana, perché poi dirò che i cesti di vimini vengono da molto lontano, no? E comunque quest'uomo si mette a costruire queste ceste di vimini e mentre lo fa ripassa con la mente tutti, con i ricordi, tutti i suoi pensieri. E li prende e li racchiude in questa cesta mentre lui continua a intrecciare questi vimini. E tutto questo lo fa simbolicamente in un giorno, dove l'alba rappresenta la nascita, e il meriggio rappresenta la parte centrale della sua vita, quindi il momento in cui è nel pieno delle sue forze, nel pieno delle sue attività, poi ci sarà un tramonto che è la sua vecchiaia e ci sarà la notte che rappresenterà la morte, quindi è un cerchio completo della vita che direi va anche oltre, proprio perché attraverso l'ultima parte, la morte, e lui addirittura riesce a raccontare quello che sente nell'aldilà. Quindi nei confronti della vita terrena lui ancora riesce a raccontare qualcosa. Tra l'altro ci sono un paio di poesie fuori sezioni, che una è La cesta del vecchio, che dà proprio il titolo all'opera, e la fine è la rigenerazione, il momento in cui lui si ripresenta davanti a Dio e dovrà essere comunque di nuovo proiettato in un mondo nuovo, in una nascita nuova, e non si sa dove e non si saprà quando. Riguardo le ceste che dicevo prima, sappiamo bene che non è solo una tradizione italiana, mi piace sottolineare questo e mi piace anche fare questo abbinamento tra tradizione e poesia, perché vanno sempre comunque d'accordo. E
viene da molto lontano, perché fin dalle antiche civiltà, facendo riferimento per esempio ai nidi degli uccelli, dicevano: ma se loro hanno costruito questa cesta per la riproduzione, noi possiamo fare per portare a spasso le nostre cose. Quindi è nata questa attività, sempre comunque molto vissuta, molto, come dire, in qualche misura ci coinvolge sempre, perché è pieno di mercatini dove poi alla fine ci sono queste ceste bellissime, fatte anche in maniera molto creativa, che rappresentano non solo utensili, diciamo, utensili di uso comune, ma anche oggetti veri e proprio per abbellire le proprie abitazioni, insomma, quindi è una bella cosa. Trovo molto coinvolgente questa metafora dell'utilizzo delle mani con oggetti che abbiamo un po' tutti a casa, la cesta di vimini, nel ripensare la propria vita e nello stesso tempo aprirsi a una trascendenza, al futuro, alla fine vita, insomma, è una metafora efficace. Ti volevo chiedere se è in qualche modo autobiografico, cioè se hai avuto l'ispirazione nel ripensare la tua vita, o se hai trovato l'ispirazione pensando a qualche altro personaggio importante che ha fatto parte della tua vita. Diciamo che sia nella poesia sia nella narrativa, secondo me, c'è sempre qualcosa dell'autore, soprattutto nella poesia, perché la poesia si ispira proprio a stati d'animo personali, quindi è una ricerca interiore. Sicuramente c'è tanto di me, ma la poesia è anche fantasia e creatività e libertà, appunto, di pensare qualsiasi cosa e di raccontare qualsiasi cosa. Quindi sì, c'è tanto di me, ma c'è anche molta fantasia, quindi anche qualcosa di me. Volevo chiederti dove possono trovare i lettori le tue opere e se sei raggiungibile attraverso social. So che c'è una rubrica, un blog. Dici qualche cosa, ecco, come possiamo raggiungerti, insomma. Allora, la raccolta è acquistabile sicuramente sul sito di Pav Edizioni, basta fare la ricerca e si trova, però può essere acquistato anche sui vari canali online, parlo di Amazon, parlo dei più importanti canali, BS, eccetera, eccetera, ed anche in libreria, perché no, volendo si va in libreria e si ordina, così come i libri precedenti, perché sulla stessa linea ho fatto precedentemente 2 anni fa Triticum, che sempre comunque ha sempre un'architettura di questo genere, e poi ci sono le altre raccolte poetiche. Fra l'altro qui siamo in una sala di esposizione, quindi posso anche dire che la terz'ultima raccolta si intitolava Vernice d'Amar, proprio perché facevo riferimento alla poesia come qualche cosa che illumina la letteratura. Quindi la Vernice d'Amar sappiamo bene che serve per rispolverare, per abbellire, per arricchire un po' il dipinto in maniera tale che appaia molto più lucido, molto più bello agli occhi, e anche come protezione. Quindi ho fatto anche lì un collegamento di questo tipo. Quindi sono tutte raccolte che si possono trovare tranquillamente sui siti delle case editrici, ma comunque anche contattandomi, perché ho un sito www.viniciosalvatoredicrescenzo.com, più un blog e varie pagine social che comunque utilizzo sempre inserendo il mio vero nome. Quindi basta cercare Vinicio Salvatore Di Crescenzo e si troverà Instagram, Facebook, pagina autore, eccetera, eccetera. Benissimo, ora prima di salutare volevo chiederti se vuoi leggerci qualcosa, fare una citazione o un augurio ai nuovi poeti. Ecco, direi. Ah sì, grazie. Beh sì, ai nuovi poeti io dico sempre che bisogna essere molto, come dire, umili, nel senso che c'è sempre da imparare qualcosa, sia da chi ha raggiunto una certa fama ed è più in alto, ma soprattutto anche da quelli che si trovano magari alle prime esperienze, ai primi libri, perché anche loro hanno sempre qualcosa da poter raccontare, qualcosa di utile che ci può servire. Quindi diciamo che se riusciamo a istituire un circolo di opinioni, di pensiero, come una volta si faceva, perché c'erano i circoli letterari, secondo me sono le soluzioni migliori per poter avere un confronto con loro, diretto fra noi, anche per produrre qualcosa che può essere più utile e più bello per gli altri. A questo punto volevo leggervi, tanto per capire un po' nella raccolta che tipo di poesia si fa,
La cesta del vecchio, che è praticamente la poesia che dà il titolo alla raccolta. Dai monti di macchia, gli arbusti confusi, la pace del sole riscalda la pietra dal nudo crinale cullata da ampie folate plananti. La cesta racchiude la mano tremante e le dita, dai calli di marmo, imbastiscono trame odorose di paglia. D'erba è il sapore dell'aria e di malinconica essenza il guaire del cane che rompe il silenzio. Il fiume trascorre il suo tempo a levigare frammenti di roccia rubati alle alture durante le piogge di mille stagioni. La sera s'affaccia improvvisa. Colora di rosa le vene del vecchio che implora la luce e le stringhe fibrose dei vimini freschi sono sentieri incrociati che narrano storie di vita esaurita. Intrecci degli anni covati nei meandri di fango e di pioggia dove affogano i semi assetati di gemme. Grazie Vinicio, grazie di cuore. E invitandovi a leggere Vimini Freschi, Pav Edizioni, Vinicio Salvatore di Crescenzo, benissimo, salutiamo dalla sala esposizioni Febus. Grazie a tutti.